Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Vanessa in TV, su The Room Old Science. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo preso questo strano manufatto, come al solito lo apriamo e vediamo che cosa troviamo dentro. Attenzione, troviamo un dispositivo con curiose incisioni. Vediamo un po'. Sarà da aprire? Immaginavo. Ok. Ah, ok, qua tipo è modo enigma, tipo. Fico. Vediamo. Ah, forse sono tutte da mettere sull'oro prima. Boh, non lo so. Particolare, particolare. Aspettate che voglio vedere anche dietro se è sempre uguale. Ok, no, è diverso. Allora, vediamo un pochettino. Intanto qua, pensavo fosse sinceramente quello da mettere qua, ma in realtà non è quello da mettere qua. Vedete, infatti non è da mettere qua. Allora, abbiamo solamente al momento da parte due stanze. E altre cose da completare qua non ne abbiamo. Ok. Allora, in cucina mi sembra che di oggettistica non ne avevamo. Proviamo in questa sala qua. Perché sto pensando, ma sinceramente, io qua direi di spegnerlo, tanto non ci serve più. Così smette di far casino almeno. Allora, vediamo un po'. Forse qui? No? Sì, in effetti non c'è neanche un'attaccatura. Ora che ci penso. Qua forse? Vediamo un po'. No. Quindi tantomeno immagino che sia qua da mettere. Infatti. Ok, quindi abbiamo una perla. Abbiamo una perla che non sappiamo dove caspita metterla. Aspettate. Sì, è fatto sempre uguale, tutto uguale la perla. Pensavo di vedere se c'era qualcosa, ma niente. Qua la perla non serve. Qua? No. E qua no. Forse c'è qualcosa da fare qua? Ma sono tutte cose che boh. Cioè, in realtà, cose veritiere da fare qua. Cercando di capire se mi dice qualche indizio, ma indizi qua è un po'. It's complicated avere qualche indizio un po' sensato. Contando che abbiamo due oggetti che al momento mi servono praticamente quasi nulla, praticamente. Devo capire un secondo dove metterli. Naturalmente questo non ci va lì. Sta perla. Perché poi le stanze non è che sono chissà quante, ragazzi. Abbiamo solamente la cucina e l'altra aperta al momento. Di stanze, quindi c'è. Sono dentro e fuori, non è che possiamo far molto, in effetti. Non mi fa avvicinare tra l'altro a nessun oggetto qua in cucina. È tipo pestilenza. Non mi fa toccare nessun oggetto. Questi affari qua? Neanche me li fa più toccare. Stavo vedendo se magari andava a pulire. Sono manco io. Una perla e una strana incisione. Sto cercando di capire se c'erano un senso questi oggetti, queste cose qua. Allora, pesca, ok, giusto. La regina è giusto. Il giullare deve averci quello. Qua deve averci sicuramente la falce. Oh, ok.
Ci ho azzeccato, perfetto. Non siamo migliorati, però aspettate. Ok, ho capito come farlo. Va bene, grazie. Yeah. Aspettate, però, che non è che. Sta cosa in realtà non è servita a un ciufolo, però. Aspettate. Allora, qua non serve a niente. È una cupola, quindi vuol dire che va da qualche parte. Qua sopra potrebbe andarci. Sì. No. Non lo so. Di solito una torre genera qualcosa in più. Ah, ok. Quindi qua dovrebbe andarci comunque qualcosa, che al momento non ci va, però. Eh no, è strano però. Dovrebbe andarci. Non ci va. Vabbè. Allora, quindi non va lì sopra. Qua sopra. Qua sopra non lo sta cagando di me, di striscio. Il gioco, va bene. Qua sopra non me lo caga. Aspettate un po' qua sopra, forse? Ma sì, ma vieni. Ma vieni, l'ho visto adesso. Che c'era quella forma lì. Oh, attenzione, ragazzi, si apre la porta qua, che non avevamo ancora trovato, questa parte qua. Ah, ma aspettavo. Ah, nuova porta, yeah. Infatti, mi sembrava strano che avessimo solamente due stanze aperte, non di più. Giardino, attenzione ragazzi, abbiamo aperto il giardino. Ok, qua non mi fa cliccarsi niente, perfetto. Vediamo qua al centro. Su quei pioli deve essere inserito qualcosa. E fin lì ce l'ho arrivato pure io. Vediamo un po'. Ok. E quindi ci sarà anche qua. Ah, bisogna staccare questi affari qua. Ma che aspetta fai a staccarli? Aspettate un po'. Eh sì, sono un po' particolari questi affari qua. Vabbè. Stavo guardando se si staccava quell'affare lì, ma niente. Qua sopra? Ok, è un qualcosa che si deve muovere, perfetto. Qua ai lati. Attenzione, ragazzi, qua ai lati ci sono cose che però. Perché non mi toglie il rame? L'affare di rame? Forse dovrò tipo utilizzare qualcosa per toglierlo. Direi di sì. Ok, quindi qua non ci posso andare. C'hanno comunque tutti degli. Sì, infatti. Stiamo notando che hanno tutti dei simboli. Li vedete anche voi, ragazzi? Non puoi andare. Niente, quindi neanche questo va bene. Vediamo questo qua. Sono tutti bloccati, li vedete che sono bloccati, ragazzi? Sì, ok. Però l'affarino quello lì non me lo fa andare. Altro simbolo, che tra l'altro sono dei simboli, se notate, sono sempre gli stessi, ma con qualcosa in più. Ok. Mi sembrava infatti che ci fosse qualcosa. Laggiù intanto c'è qualcosa là davanti. Allora, vediamo qua. Questa qui è un'altra struttura ancora. Ok, qua immagino che dovrà funzionare l'ingranaggio. Questa è la maschera. Una parte del copricapo in pietra non c'è più. Eh sì, l'avevo visto. Ok. Qua c'è un tubo. Una sezione di un tubo. E qua c'è il libro, ragazzi. Il famoso libro, cioè il famoso diario che leggiamo ogni volta. Vai, leggiamo che cosa c'è scritto. Attenzione. Il mio stomaco mi tiene sveglio. C'è qualcosa che non va. Il mondo sembra diverso. Mi precipito nello studio. La porta è spalancata. Non può essere vero. Il mio mondo mi è stato sottratto. Ha preso il nulla. Ah, Abigail, cara dolce Abigail, non è il momento per i melodrammi. Non quando siamo così vicini. Verrò a cercarti. Farò in modo che tu capisca. Non puoi essere lontano, non da solo.
senza un contenimento potrebbe uccidere la mia Abigail. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, di qua niente, quindi. Qua, vediamo un po' sto pezzo di pozzo. Sì, ho visto che c'era i disegni qua sopra. Allora, altre cose non le trovo al momento. Vediamo solo se per caso ci siamo persi qualcosa con... Non fa, no. Quel pezzo di tubo non va in cucina per chiudere l'acqua? Vediamo un po'. In effetti sarebbe l'unica cosa sensata da fare, visto che in cucina non ci devo fare nient'altro. Proviamo a metterlo qua in cucina. Ce l'abbiamo fatta, yeah! Ok, vediamo. Facendo però così, vuol dire che in effetti qua c'è l'acqua, vediamo cosa succede. Ah sì. Vediamo un po'. E infatti funziona l'elica qua sotto. Vedete che funziona lì da fare. Un disco di metallo abbiamo trovato, ragazzi. Questo disco qua vi ricorda qualcosa? L'abbiamo trovato esattamente al centro, che era qua. Che giusto giusto mancava. Quindi tac, tac. Ah, ok, adesso funziona. Sì, funzionare funziona, ma come caspita lo faccio a far funzionare? Ah, aspettate, non è che tipo... Cerchiamo di vedere se per caso... Cioè, scusa, come dovesse far funzionare? Così lo giriamo, ok? Non è che si girano anche i meccanismi delle varie parti? Tipo qua? Qua non si è smosso niente. Ha proprio niente lì, si è mosso. Ah no, aspettate, qua sopra si muove, giusto? Giusto, giusto, si muove qua sopra, forse. Forse. Boh. Penso si muova lì sopra, vediamo un po'. Vediamo se si muove. No, non si muove. In realtà qua sopra non si muove. Quindi che cazzo non la servono quei meccanismi? Mi domando io. Cioè... Ma non saranno tipo che dobbiamo... Cioè, questi oggettini qua che mi preoccupano, ma... Allora, aspetta un po', là ci sono dei piedi. Ah, ok, aspettate, proviamo ad andare a vedere... Idea. Andiamo a vedere nella... dove c'è la panchina, qua. Che forse è cambiato qualcosa qua. O forse no. Ah, qua c'è uno scarabeo. Boh. Vi giuro che non ho... Aspettate un po'. Qua c'hanno... Questi sono più evidenziati rispetto ad altri. Boh, forse sono io che vedo sminchio. Allora, vediamo un po' qua. Non mi ci fa guardare. Che bello. Sti affari di rame che non capisco come muoverli. Perché allora, l'acqua l'abbiamo aperta. Meglio controllare per bene, ragazzi. Quindi l'acqua è aperta e lì sta funzionando la geggina. Perfetto. Se l'acqua è aperta. Aspetta un po'. Ma non pe... No. Non è così, no. Cioè, non è così grande da doverlo fare. Vediamo un po' se c'è dell'altro che non ho visto.
No, 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 l'enigma è qua. È proprio in questo qua che facciamo. Però. Cosa comporta aver sbloccato questo? Cioè, vedete che non posso neanche. Ma va a spigolare, ma non ci credo. Ho capito. Sì, ma dai, ragazzi, c'è cioè, proprio. Cioè, vabbè. Ok. Non ci sarebbe mai arrivato, vi giuro. Stavo guardando adesso così per puro caso. Ok. Ok. Ah, dobbiamo fare in maniera che. Ho capito. Aspetta, aspetta, facciamo così. Vai in giù e vai in giù. Ah, non puoi andare in giù. Così però non puoi andare in giù. Dobbiamo capire come fare. Aspettate un attimo. Così farebbe così. Se lo metto dritto, questo va storto. Quindi se io lo metto storto, questo si mette così. È un bel enigmetto questo qui, eh. Aspetta un po'. Questo qui deve essere per forza così. Quindi se questo deve essere così. Non è quello lì quello giusto da mettere in giù. Probabilmente è questo da mettere in giù, vero? Facendo così lo si mette poi dritto e qua diventa storto. Sì, diciamo che è inventivo, sto qua di enigma. Ok. Allora, questi due sono dritti, perché gli altri due non sono dritti? Cioè, nel senso, questi qua praticamente li metti dritti, ok. Uno lo metti dritto così. L'altro così si sbieca. Aspettate un po'. Proviamo un secondo a mettere tutti dritti e vedere un po' come fare. Vabbè, così lo si mette l'altro dritto. E così si mette l'altro dritto. Ok. E se dovessimo comunque lasciarli magari in una maniera? Per dire? Secondo che criterio dovrebbe guardare? Cioè, cosa dovrebbe fare in teoria sto a fare qua? Dovrebbe guardarli come? Cioè c'è tipo qualche indizio? No. Vediamo se qualche indizio qua c'è. Vabbè, aspettate però, così sono tutti in sbieco. Però quello messo peggio è questo, direi. Questo è dritto. Aspettate che forse ho capito. Ma porco due, forse ho capito, sì. Allora, questo qua è dritto e guarda in là. Quindi è un piffero. Non ho capito. LOL. Pensavo di dover andare qua e far cosa, ma a quanto pare non si sono aperti però qua. No, non si sono aperti per niente. Potrebbe essere interessante come cosa, ma no. Ma no. Cioè, ne facciamo un passo avanti e 700 indietro. E questa è la cosa bella. Non lo dare. Se vai in alto non ci vanno. Questi qua vanno solo su o giù. E ok.
questi qua anche vanno solo su e giù. Ma caspita fai? Aspetta un po'. Se li mettiamo tipo perpendicolari così, non va bene. Cioè, più che altro il problema, sapete cosa, ragazzi? Che non ha un senso logico. Cioè, nel senso, al momento ciò che stiamo facendo non ha un senso logico. Perché ce l'avesse? Saremmo a posto. Aspettate un po'. Mi sorge adesso un dubbietto. Ma non penso che sarà così. Infatti. What? Ha fatto tutto da solo. Però vedete, così possiamo fare solo così. Cioè, così non posso farlo. Se avessi voluto, per dire, fare in altra maniera, non posso farlo. Potessi far solamente così. Non è che forse dobbiamo farlo uno per volta, per dire. Potrebbe anche aver senso. Vediamo un po'. Questo è giusto. Ok. La pallina non possiamo mettergli in bocca. Ah, aspetta un po', aspetta un po', aspetta un po'. Così non lo prendo. Così non lo prende. O lo prende così o non lo prendo. Enigmuzzo abbastanza complication. Allora, abbastanza complicato. Perché appena muovi uno, l'altro non si muove, o viceversa. Però vedi sti pezzi qua che sono messi così. Cioè, non capisco perché ci sono dei pezzi che, se vedete, il rame, il color rame, è messo parallelo ai tubi. Ma solo quando mettiamo dritti gli oggetti. Vedete? Anche qua, cioè, vedete che c'è questo pezzo che è dritto al tubo? Forse dobbiamo bloccare. Aspetta un po'. What? Ah, 2 su 3 sono giusti. Però se io giro questo, in automatico tutti gli altri si sminchiano. Giusto? Vediamo. Se... Vediamo un po'. Sì, 2 su 3 sono giusti. Ma vuoi vedere che aspetta? Forse ho capito. Allora, questi due sono riuscito a metterli uguali. Vuoi vedere che devo fare la stessa cosa anche con l'altro? Fermi un attimo. Forse ho capito. Sì, vabbè, ma è macchinosissima come cosa. Allora, il gioco vuole che facciamo così. Allora, aspettate. Quindi devo metterlo all'opposto. Allora, aspetta, no. Devo metterlo così. Perché mettendolo così, noi possiamo fare così. Possiamo fare così. E facciamo così. Madosca, che macchinoso che era sto pezzo, dai! Ma non potete mettere cose simili? Macchinosissimo! Cioè, mica devi farti un flash mentale per arrivarci a sta cosa. Ok. Ah, ok. Devo guardarlo con cosa? No. Qua c'è un qualcosa. Ok, ho capito. Aspettate che devo capire però come spostare l'affarino qua.
lo sposti? Aspetta, ah, così. L'oggettino dove l'abbiamo messo? Qua. Ok, dov'è che deve andare? Aspetta un po', fammi vedere l'altro cerchio. Il cerchio qua è completo, l'altro è a mezzaluna. Quindi aspettate, non capisco. Se da una parte è completo, dall'altra mezzaluna. Boh, io cerco di passare tutto, vediamo. Vedi che però così non puoi fare nient'altro. Quindi vediamo che succede. Ho capito, fermi tutti, ho capito. Allora, qua. Altra cosa macchinosissima, va bene, ok. Allora, questo andiamo giù di là. Infatti, immaginavo che fosse così. Altro trippone. Allora, aspettate, questo voglio metterlo così. Questo voglio metterlo così. Tu vai in giù. Avete visto che hanno praticamente. Poi tu vai in su. Aspettate. Vedete che qua c'è la luna, quindi noi dobbiamo metterci la luna. Aspettate. Tac. E qua è giusto. Là c'è lo spicchio, quindi dobbiamo metterci lo spicchio. Sì, sta cosa qua non l'avrei capita, se in effetti sono sincera. Cioè, non è spiegato come al solito. Che bello quando non spieghi le cose. The Room è bello anche per questo, perché non spiega le cose, tu devi capirle e basta. È intuizione. Questo gioco è l'intuizione fatta gioco, veramente. Quindi qua dobbiamo metterci questo qua, che facciamo così, no, di là, su, perfettissimo, via, e anche questo è fatto, ta ta ta. Cosa abbiamo aperto? Oh, finalmente questo oggettino qua, ci serviva giusto, un intricato oggetto in ferro, attenzione, perfetto, allora, casini vari. Qua abbiamo fatto, qua abbiamo fatto. Torna indietro, esci. Ok. Questo qua dobbiamo metterlo qua dall'inizio. Già dall'inizio che dobbiamo mettere questo oggetto. Vai. Ok. Cosa abbiamo fatto? Apriamo un altro pezzo della stanza. Ah no. Chiudiamo l'altra stanza. What? Ah, ok, ho capito. Dobbiamo entrare nella stanza della cucina. Ecco perché ancora la cucina non l'abbiamo completata. Probabilmente dobbiamo fare quella specie di finestra di qua. Esatto, vedi, infatti. Ah, qua non si può ancora fare. Qua. Ah, dobbiamo aprire l'oggettino. Dobbiamo aprire. Bravo gioco, mi piace quando fai queste cose scleranti, mi piace, ottimo. Bella ragazzi, abbiamo concluso anche la cucina. Ottimissimo. E abbiamo concluso anche la cucina, yeah. E vai. Completata anche la cucina, ragazzi. Quindi abbiamo solamente il giardino e quella stanza lì, perfetta. Perfettissimo. Altra stanza completata. Ce ne mancano, come vedete, ancora 5, perché adesso la sesta l'abbiamo fatta, quindi 5 stanze ci mancano.
Cucina completata. Le valvole che portano al cuore di questa casa sono bloccate, eppure continua a respirare. Ogni volta che una stanza si chiude, il sigillo diventa meno resistente e io mi avvicino al nulla. Va bene, ragazzi, allora vi ringrazio ancora per aver seguito The Room Old Science qua sul mio canale, cioè Panels in TV. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e alla prossima. Ciao belli!